adesso. Ecco che riprendiamo con la diretta della quarta ed ultima tappa del Tour 2014. Siamo in zona Pontelungo, Scheblin, e stiamo per arrivare al centro storico di Arpino. Stiamo ecco una ragazza Pompin, una bella veduta dello scorcio di Arpino. Eccola l'ammiraglia. Paolo, come vedi questa tappa? Secondo te chi è il favorito? Tappa decisiva, e sicuramente se il Patino vuole vincere questo Tour 10 anni deve farlo oggi. Quindi, ecco del vecchio che impenna. Vediamo il riscaldamento un po' di tutti. Quindi deve vincere oggi, e quindi deve portarsi insomma avanti a tutti con i punti bonus che poi acquisirà. E lo sprint sicuramente Patino sarà uno degli avversari più temibili di questa tappa, Paolo. Vediamo che manca poco, si stanno accendendo tutte le telecamere e qualcuno sale in bici per riscaldarsi, quindi manca davvero poco. Ecco la telecamera più importante di questa oggi, vorremmo vedere lo sforzo del Patino. Sì, due panze a confronto, quella di Lorenzo Sardellitti contro quella di Roberto del Patino, sicuramente piena di birra. La birra, oltre a tutti gli effetti collaterali che conosciamo, che conosci bene Paolo, riesce a trovare un lato positivo di questa sostanza? Se si dice andare a tutta birra, un motivo ci sarà, quindi... Questa è la onboard camera di Lorenzo Sardellitti che si sta riscaldando. Lo abbiamo visto un po' faticante nella seconda e terza tappa, Lorenzo Sardellitti, Paolo. Sì, è stato aiutato dalla moto sia nella seconda che nella terza tappa. E oggi vorrà arrivare da solo, senza alcun aiuto motorizzato. Ecco che ha sistemato bene la telecamera, perché comunque questa parte finale del Tour Lorenzo la sente veramente nella testa e nelle gambe, perché come sapete tutta questa salita ha degli atleti anche passisti e comunque muscolosi come Lorenzo Sardellitti. La salita quando sale, e Paolo, si sente nelle gambe. Sì. Nel frattempo sono partiti, vediamo il Patino che sta aumentando la pedalata e si vuole portare subito nella prima posizione. Attenzione, c'è l'ammiraglia della Fassa Bortolo ferma, c'è Lorenzo Antonucci in trattative con la ragazza di prima, la ragazza Pompin. Sicuramente, eccole anche le frecce accese della macchina. Sicuramente è successo qualche cosa, una trattativa in corso. Questa distrazione vorrebbe costargli il Tour 10 anni a Lorenzo, perché era molto vicino al Patino e ha perso la ruota. Vediamo che il Patino sta pedalando bene, quindi sicuramente ha perso la ruota, ha perso molto tempo. Sì, siamo quasi all'imbocco del Belvedere. Vediamo Andrea Gemello e Patino che stanno affiancati spalla a spalla. Patino cerca di aumentare il passo e di sorpassare Andrea Gemello, ma Andrea Gemello comunque riesce a tenere poi la ruota del Patino. Siamo quasi all'imbocco del Belvedere. Andrea Gemello cerca di guardare, di percepire lo sguardo di Patino, che però guarda avanti, non è impassibile. Patino guarda avanti. Siamo sul rettilineo finale, lo vediamo. Vediamo Lorenzo Antonucci che ha perso la ruota dei migliori. Lorenzo Antonucci che riesce però a pedalare, cerca di appendersi alla macchina della Moto2 che fa le riprese, ma ha perso ormai la ruota. Patino in bocca via del Belvedere, ecco tutto il plotone. Patino avanti a tutti. Patino l'ultimo sprint dei 300 metri per arrivare a Piazza Municipio, scortato dal suo compagno di squadra. Vediamo gli altri. Marco Insolino lancia il cappello, attenzione, viene lanciato un cane, Brick, il cane Gianni Astolfi, che viene comunque che ostacola il gruppo, ma Pierluigi D'Agostini riesce a fermarsi. Paolo festeggia perché è il suo anche compagno di squadra. Ecco che arrivano. Patino si guarda dietro, Patino. Lorenzo Sardellitti invece ha perso la ruota dei migliori. Lorenzo Sardellitti cerca di urlare contro la sua squadra, si cerca di arrivare all'ultima parte della corsa. Patino, attenzione, l'urlo di Roberto il Patino del colpo di reni finale davanti casa di Cipollone. La chicane finalmente si arriva
a Piazza Municipio Patino a 60 all'ora, l'ultimo corpo di Reni, Roland dello spettatore, eccolo avanti alla chiesa di San Michele, Roberto il Patino vince questa Tour 2014, bellissima la vittoria del Patino davanti ai suoi compagni di squadra. Paolo, bellissima azione del Patino che è stato avanti per 300 metri e nessuno ha potuto tenergli testa. Vediamo i complimenti al suo compagno di squadra Federico e anche dagli avversari, ecco a Marco Izzolino che si va a complimentare con lui. E intanto arrivano tutti gli altri, bellissima azione del Patino, avevamo detto doveva vincere a questa tappa. Lorenzo Sardelletti dietro che arriva anche lui in Piazza Municipio e vediamo tutti quanti contenti. Comunque grande giornata oggi. Sì, bellissima giornata, Patino che riceve gli applausi e il ringraziamento da parte di tutti, dei suoi compagni di squadra, di Francesco Discinelli, di Guido Cappello. Chiudiamo adesso con queste immagini, mandiamo ora la linea alla regia. Grazie gentili telespettatori per essere stati con noi. Bellissime le immagini che abbiamo appena visto con l'arrivo del Patino trionfante in Piazza Municipio, accolto dal pubblico che ci aspettava in massa qui al Tour d'Arpen 10 anni. Com'è stata questa gara secondo te, Paolo? Sicuramente l'affluenza di pubblico e di partecipanti è stata la coronazione di questo Tour d'Arpen. La vittoria del Patino era aspettata, ma è stata più sofferta di quello che ci si attendeva, e quindi tutto ciò hanno reso questo Tour 10 anni il top, possiamo dire. Sì, quando hanno fatto lo sprint alla fine con il treno vincente che trainava il Patino, e il Patino poi che si è tolto subito dalla scia e ha raggiunto il traguardo trionfante in piazza, è stata veramente una perla che possiamo ormai vedere solamente nelle registrazioni. In attesa comunque della classifica generale aggiornata e con tutti i tempi, possiamo dire veramente che il Patino ha meritato questa vittoria? Beh sì, secondo me l'ha meritata, perché comunque i ragazzi della Fassa Bortolo che inizialmente avevano attaccato prima del girone pensavano che il Patino stesse un po' in difficoltà, invece il Patino si stava veramente dosando le sue energie insieme ad Andrea Gemello, che insieme sono saliti fino a sopra e poi c'è stato lo sprint finale che ha lasciato tutti a bocca. Sì, sicuramente il Patino ha vinto per la testa, perché ha saputo gestire le proprie forze nelle tappe precedenti e non cadendo nei ranelli degli avversari, negli attacchi. Beh, qualcuno ha voluto anche portarlo in inganno dandogli da bere troppa birra, ma il Patino da buon sorseggiatore di birra ha saputo anche bere con intelligenza e quindi non si è ubriacato praticamente. Ecco le prime immagini a caldo di Roberto il Patino che ha appena vinto la gara. Diamo la linea a Paride per un'intervista a fine gara. Sì, questa esperienza diciamo l'ho vissuta molto più probabilmente sicura, ma l'importante è che sono arrivato qua da Danilo Cappello. E è stata molto fatica per me in salita, e avevo a distanza ruota il mio amico Federico che ogni tanto mi diceva qualche cosa, e alla fine sono riuscito a intrattenermi nella gara per vedere come andava a finire. Come ci hai annunciato alla partenza, hai dato le mele al gemello? Sì, ho dato le mele. Più o meno un quarto d'ora di distacco, vero? Era dietro di me, ma purtroppo il gemello non,
non aveva purtroppo la fiducia di pedalare perché stava molto lento, e a Santa Lucia si voleva ritirare, ma per fortuna che l'ho passato in salita. È andata meglio così, che sarà per la prossima gara, che purtroppo è stata una gara troppo meravigliosa, e sono sicuro che l'anno prossimo vincerò anche lo stesso. Grazie Paride per l'intervista con il vincitore, il Patino. Mandiamo ora la linea alla regia per la classifica ufficiale del Tour 10 anni.